Roberto Baggio è scosso, non parla, si chiude nel silenzio di chi ha perso un maestro, un tifoso, un presidente che forse più di chiunque altro ha creduto nella sua classe nonostante la carta d'identità fosse sbiadita. La notizia della perdita di Gino Corioni lo ha lasciato senza parole, interdetto, atterrito. Il divincodino in silenzio parla Carlo Mazzone, che insieme a Roberto Baggio ha rappresentato le gemme più preziose della presidenza Corioni a Brescia. Un uomo che ha dato al suo Brescia di tutto per onorare la sua città, farla conoscere, è stato sempre presente, ho dei ricordi eccezionali, veramente. Un uomo per bene, sempre presente nei momenti difficili, ho dei ricordi grandi di quest'uomo. Lei ha rappresentato il suo allenatore perfetto, con lei in panchina, tra l'altro ha ottenuto i migliori risultati. Beh, questo mi ha fatto molto piacere, diciamo che è stato soddisfatto di quello che ho fatto, perché proprio era un uomo che meritava tutto questo. E io ho fatto l'allenatore un pochino da tutte le parti, ma quest'uomo veramente mi aveva conquistato veramente sul piano umano, sul piano professionale. Purtroppo ci ha lasciato. Si ricorda qualcosa in particolare che vi ha legato, un episodio speciale? Lui aveva tanta stima di me e se ne serviva, nel senso che lui aveva bisogno di stare fuori di Brescia, di fare il suo lavoro, cioè di non essere presente spesso, però mi diceva: Carletto, pensaci tu, fai tu questo. Presidente, lei pensi a fare il suo lavoro, io penso questo, a fare questo qua. A presto, ci vediamo. Insomma, c'era sempre una partecipazione di noi due. Presidente, non si preoccupi, ci penso io, sennò che razza d'allenatore so. Che ci ha lasciato veramente un uomo per bene che non ha fatto intrallazzi e tante altre cose che spesso nel mondo del calcio italiano si sono verificate. Lui è andato oltre questo. Il suo desiderio era fare in modo che la sua città, dove ha vissuto e dove adesso purtroppo ci ha lasciato, lui era orgoglioso di questo.